saremo al comune nella sala Rostagno del Palazzo delle Aquile. Confimpresa Euromed ha presentato il workshop Impresa Vola. In particolare sono stati presentati i servizi e i prodotti di Ismea, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare del Micro e Medio Credito, oltre che il già noto progetto Yes, I Start Up, del quale Confimpresa Euromed è ente attuatore. È una giornata particolare che abbiamo dedicato dando alle imprese in generale, ma anche alle famiglie. La giornata per il microcredito assume un valore sociale importantissimo, perché oggi, oltre ai rappresentanti del Mediocredito Centrale e dell'Ente Nazionale del Microcredito, erano presenti le banche. Perché è una novità, le banche hanno aderito moralmente e praticamente a questa iniziativa, quindi hanno dato la loro disponibilità a rendere possibile i servizi del microcredito in Sicilia. Quindi Confimpresa diventa un po' l'ambasciatore di questo percorso e potrà aiutare molte imprese esistenti ad avere aiuto, ma anche le aziende che nascono. Quindi chi vuole fare impresa ha la possibilità oggi di accedere a varie misure che si integrano nella nostra piattaforma. Siamo stati invitati qui dall'associazione Confimpresa Euromed e dal presidente Lattuca, con cui collaboriamo per diversi progetti, e lo volevo proprio ringraziare perché in realtà ha realizzato questo workshop, questa attività seminaristica, seminariale, insieme con gli studenti delle scuole del posto, per aiutarci a portare il messaggio che la microfinanza sta cercando di promuovere in tutto il territorio nazionale. Il messaggio della microfinanza è: fare impresa oggi in Italia è possibile, le risorse economiche ci sono le banche che ci aiutano a fare questo tipo di attività, il microcredito è uno strumento finanziario, che viene erogato dal settore bancario, e oggi infatti il Presidente Lattuca si è anche preoccupato di invitare due banche di credito cooperativo del territorio proprio per iniziare questo dialogo tra noi e loro, questo dialogo che si tramuterà da qui a breve in una convenzione che consentirà queste banche, quindi anche i cittadini del territorio, ad accedere a questo strumento. È stato un piacere partecipare a questa giornata di oggi, che si presenta come un'opportunità molto importante soprattutto per il territorio siciliano, dove appunto è stata data la possibilità di mettere a sistema tutti gli attori coinvolti proprio per il supporto alle imprese, dalle associazioni di categoria alle banche. A me, in qualità anche di rappresentante del fondo di garanzia, quindi l'intervento pubblico e statale. È importante, come è stato sottolineato durante questa giornata, fare sempre di più sistema, cioè navigare tutti nella stessa direzione per cercare di dare sempre più manforto alle imprese, ai nuovi imprenditori, a chi ha intenzione di fare impresa e purtroppo non ha le possibilità oppure è messo ai lati di questo sistema economico. Quindi cerchiamo di dare il massimo per cercare di portare avanti il sistema imprenditoriale, soprattutto siciliano. È stato, diciamo, molto importante avere diversi attori che si sono seduti su un tavolo a dialogare sul microcredito. Penso che in futuro queste sinergie possono essere molto importanti, in particolare per sviluppare i territori, ovviamente dove noi siamo presenti come piccole banche di credito cooperativo, ma ritengo tutti i territori della Sicilia. Siamo felicissimi oggi di essere qui a Palermo, al Palazzo dell'Aquile. Abbiamo presentato il workshop Impresa Vola e quindi tutti gli strumenti in favore delle imprese, sia start-up che imprese esistenti, quindi lo strumento del microcredito e gli altri strumenti messi a disposizione dal Mediocredito Centrale, quindi le garanzie del fondo di garanzia. Ma in particolare, la cosa importante, abbiamo lanciato un percorso di workshop, domani saremo a Caltanissetta anche, che daranno avvio a dei tavoli tematici. L'obiettivo di Confimpresa infatti è quello di essere un soggetto promotore di sinergie nel territorio siciliano, attraverso anche l'attuazione di alcuni percorsi promossi dall'Ente Nazionale Microcredito e dall'ANPAL. Il microcredito è una formula, una misura molto importante, è una misura di finanziamenti che riguarda importi fino a 25.000 euro e per questi finanziamenti c'è la garanzia statale almeno dell'80%. Noi come Banca d'Orrizzo ci siamo, l'abbiamo sempre fatto,
Adesso inizieremo queste nuove relazioni con l'ente nazionale microcredito e con Confimpresa. Ringrazio il Presidente Lattuga per la partecipazione e l'invito. Grazie a tutti.